Venerdì 15 marzo, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Oggi tappa nel Varesotto per il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. Prima l'inaugurazione della nuova rotonda lungo la statale a Mercallo, quindi a Villa Recalcati per fare il punto sulle infrastrutture in provincia di Varese. L'ampio servizio. Ora di Matteo Bianchi, il sindaco di Varese. Lui ha detto che senza l'ok del ministro Salvini non farebbe nulla. Cosa dice il ministro Salvini? Per me Matteo Bianchi è stato un ottimo sindaco e potrà tornare a essere un ottimo sindaco. Lavoro per il Centrodestra Unito, questo giugno ci saranno migliaia di elezioni amministrative, ci sono le elezioni europee che dobbiamo vincere come Lega per cambiare l'Europa, perché noi possiamo fare l'autonomia in Italia, possiamo fare le strade, le rotonde, i passaggi a livello, gli aeroporti, ma se a Bruxelles abbiamo un branco di capre che vanifica l'impegno italiano e lombardo non serve a nulla. Poi adesso incontrerò il sindaco di Varese, sceglieranno i varesini, però Matteo Bianchi, come tanti sindaci, io sono circondato da sindaci della Lega che sono bravi, che fanno. È per questo che mi stupisce che per legge tutti gli altri partiti neghino la possibilità di un terzo mandato a sindaci bravi o a governatori bravi. Cioè, una volta che trovi un sindaco bravo, e non è facile, o un governatore bravo, perché lo devi rottamare dopo due mandati? Non lo capisco, però in democrazia funziona così. Quindi diciamo che un sì. Ma per me sarebbe un ottimo sindaco per una straordinaria città, però ripeto, il parere del segretario della Lega è questo: se il centrodestra c'è, a posto. Grazie. Grazie a voi. Rimanendo in tema di infrastrutture, scatta l'allarme sull'ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate. A lanciarlo il senatore Dema Alessandro Alfieri, che ne mette in dubbio la copertura economica. Il video con immagini dell'agenzia Blitz. Fitto e Meloni decidono di tagliare 1,2 miliardi sulla sanità, li chiamano rimodulazioni del PNRR, in realtà si chiamano tagli. È come il gioco della sedia che si faceva da bambini, alla fine uno rimane in piedi. Quindi questa rimodulazione, alla fine c'è un taglio finale. Il taglio finale si scarica sulla Lombardia, dicono usate i fondi dell'edilizia sanitaria. Peccato che i fondi dell'edilizia sanitaria erano già stati assegnati, guarda caso, in Lombardia all'ospedale unico di Busto e Gallarate, che oggi rischia di non partire perché non ha soldi. Nel frattempo quei due ospedali rischiano di perdere professionalità, specialità, di non funzionare, di non dare servizi ai cittadini. Questo è il modo di gestire della destra, della sanità, che è uno dei temi più delicati che interessa i cittadini. Voltiamo ora decisamente pagina. Ci sono 200 bellezze architettoniche in provincia di Varese da non perdere. Vediamo. 200 luoghi da non perdere in provincia di Varese, un atlante realizzato da docenti universitari e curato dal professor Luciano Crespi. Il volume racconta città e territori in modo inedito. Attraverso opere di edilizia pubblica e privata dal 1945 ad oggi si possono conoscere 4 macro aree, quella varesina, dei laghi, di Busto Arsizio Gallarate e di Saronno, attraverso grandi progetti di architettura. Dal palazzo dell'ex stand in piazza Montegrappa a Varese alla rotonda di Saronno, dal lungolago moderno di Luino fino alle case progettate da Caccia Dominioni. L'Atlante verrà presentato domani mattina, sabato 16 marzo, al castello di Masnago e nel pomeriggio si potrà fare una passeggiata didattica con gli autori del volume nel centro città. Varese stoppa al parcheggio di via Trentini. Da domenica sera non si potrà più lasciare l'auto al multipiano. I dettagli da Riccardo Prando. Da domenica prossima sono annunciati disagi per gli automobilisti che si servono del parcheggio multipiano di via Trentini a Casbeno, tra Villa Recalcati e via Zucchi. La provincia, che è proprietaria della struttura, rende noto infatti che sono previsti lavori di impermeabilizzazione e riparazione di elementi strutturali ai piani interrati meno 1 e meno 2, mentre invece resta regolarmente in funzione il piano fuori terra per una sessantina di posti auto con ingresso e uscita da via Gorini secondo le regole vigenti che prevedono l'utilizzo degli stalli in modo gratuito con disco orario per massimo 2 ore. Ricordiamo che il parcheggio venne inaugurato nel 2008 all'interno del piano delle opere strategiche per i mondiali di ciclismo che si svolsero in città e dintorni in quell'anno. Sempre nel capoluogo, alla Schiranna, sono in corso i preparativi per l'apertura del Luna Park. Era lì per noi Barbara Zanetti. Mauro Baudouer, da 3 generazioni, esatto. Autoscontri al Luna Park della Schiranna, vero? Dal 1961, nonno, papà e noi. Ecco, non sempre alla Schiranna, perché
Ci ricordi dove abbiamo è stato il Luna Park? Stazioni Nord, poi siamo andati in Viale Crispi, dove c'è lo stadio di Varese, e adesso dall'80 alla Schiranna, 1980. Benissimo, cosa vi aspettate da questo mese e poco più alla Schiranna? Ma dai, diciamo le solite cose, stiamo bene, Varese è una bella città, i ragazzi si divertono, sempre stato tutto tranquillo, solite cose dai, di tutti gli anni, speriamo di andare bene. E di portare il divertimento. Di portare il divertimento, tranquillamente come sempre, e basta, e di continuare così dai. Grazie mille, buon lavoro allora. Oggi in Valceresio sono state inaugurate diverse panchine Lilla per sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi alimentari. Una è stata allestita a Quassolmonte. Sentiamo Sabrina Narezzi. Siamo qui ad inaugurare la prima panchina Lilla del comune di Quassolmonte dopo la panchina appena inaugurata a Bisuschio. Siamo con il presidente di Villa Miralago, Mario Pozzoli, e con il sindaco di Quassolmonte, Loredana Bonora. Signor Pozzoli, qual è il significato della panchina Lilla? Beh, innanzitutto volevo ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per la continua collaborazione che c'è fra pubblico e privato, fra Villa Miralago e comune di Quasso. Ogni nostra iniziativa viene accettata con tanto entusiasmo da sindaco. La panchina significa il ritrovo di tutte quelle persone che vogliono collaborare e danno la forza per uscire da questa brutta malattia, perché è una malattia, e ci dà la forza di continuare a continuare su questa strada che finora ci sta premiando di soddisfazione con le ragazze e i ragazzi che sono guariti. A questo tema viene dedicato ampio spazio sulla prealpina in edicola domani. Da Antonio Triveri le anticipazioni sui temi principali in edicola domani. Focus sul giornale di domani dedicato alle giornate di primavera del FAI. La provincia di Varese ha tante bellezze, vale la pena di andare a scoprirle. Ampio risalto alla visita in provincia di Varese dei due ministri della Lega, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, per parlare dei tanti cantieri e delle tante opere sul territorio. Da domani in edicola i consigli di risparmio e di investimento di Zio Paperone, terza uscita della collana sull'economia a portata di mano. Lo sport sarà un intenso weekend sul territorio, sul giornale di domani tutte le presentazioni delle nostre squadre. Infine l'economia. Il conto alla rovescia per la nomina del nuovo presidente di Confindustria. Emanuela Spagna racconta lo scenario varesino. In chiusura la pagina sportiva. Basket. Il capitano Sean McDermott lancia l'Open John Matis in vista della prossima sfida di campionato domenica a Reggio Emilia contro Luna Hotel. Sentiamo Giuseppe Sciascia, immagini dell'agenzia Blitz. Sean McDermott è tough road game Sunday a Reggio Emilia for Varese and an important test for your new mindset, your defensive mindset. È un trasferto difficile a Reggio Emilia, un test difficile per la vostra nuova mentalità difensiva. Yeah, they're a good team. Obviously, we played well against them at home. It's going to be a different game on the road. We know we're not going to shoot the ball like we did here again. So we have to go there. We have to guard them. We've grown defensively these last three games. I think we played really well defensively. So we need to carry that into Sunday to get a win. È una partita difficile contro una squadra forte, all'andata giocava una partita eccellente, forse la migliore partita dell'anno, tiriamo molto bene, sappiamo di non poter ripetere quel tipo di prestazione balistica, dovremmo andare là, difendere forte, siamo cresciuti molto in difesa nelle ultime partite, sarà un test importante per voi. Infine il calcio, Serie C, la Pro Patria è pronta ad affrontare il Vicenza. Lo stato di salute della squadra nelle parole di mister Riccardo Colombo. Sì, sicuramente veniamo da una settimana dove avevamo raccolto 7 punti, una settimana che ci ha dato tanto, ci ha dato comunque convinzione in noi stessi, ci ha dato punti in classifica, quindi un po' di tranquillità, però dobbiamo essere consci che non siamo ancora arrivati all'obiettivo e quindi non dobbiamo mai perdere queste piccole cose che ci hanno portato a fare questi 7 punti, perché sono state prestazioni, sono state l'aiuto di squadra, sono state che tutti abbiamo giocato per il compagno. E se perdiamo quelle non vinciamo nessun'altra partita. È quella roba lì che ci ha fatto fare i punti, ci ha fatto diventare la squadra che siamo in questo anno nuovo, perché è la verità, e quindi non dobbiamo mai perdere di vista queste nostre peculiarità.
Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.